Siamo. Bene, allora, ancora 5 minuti di introduzione al nostro argomento particolare. E ancora 5 minuti di introduzione, quindi l'argomento, come sapete, da oggi affronteremo lo studio delle macchine operatrici, viste, come abbiamo detto stamattina, viste come macchine a sé stanti e non come componenti di un impianto. Non che ci sia differenza, il loro modo di funzionare resta chiaramente quello. Noi le guarderemo con l'occhio di chi deve sapere come scegliere, come installare queste macchine in un impianto per una certa applicazione. Allora, ancora come dicevo, ancora pochi minuti di introduzione, penso sia bene approfittare di questi minuti per anche un attimo, come al solito, un po' di classificazione delle macchine. Lo sapete, non l'abbiamo mai fatta in forma generica, abbiamo sempre preferito di volta in volta andare a precisare, diciamo, quali sono i principali tipi di macchine che riescono ad effettuare una certa trasformazione. E quindi adesso, visto che parliamo di queste macchine, stiamo per iniziare a parlare di queste macchine operatrici, è il momento buono per ribadire alcune cose che comunque abbiamo già detto, le abbiamo dette a proposito delle macchine motrici, e chiaramente la sostanza non cambia, però ritengo che sia bene ribadire un attimo alcuni concetti. Ovvero, sostanzialmente, cominciamo a distinguere la modalità con la quale avviene lo scambio di lavoro tra fluido e macchina. Fino a ieri ci siamo occupati delle macchine motrici, quindi quelle dove per scambio di lavoro si intende la trasformazione del contenuto energetico del fluido in energia meccanica disponibile sull'albero della macchina, appunto perciò detta motrice. Adesso ci andremo a occupare delle macchine operatrici, quindi scambio di lavoro si intende appunto lo scambio tra la macchina e il fluido, ovvero è la macchina che preleva energia meccanica prodotta in qualche modo, la preleva quindi dall'esterno e la trasferisce al fluido, che vedremo là in camera in forme diverse. Sostanzialmente, abbiamo detto, non è l'unica, ma la forma principale è quella dell'energia di pressione. Questo è il compito principale delle macchine operatrici. Come ricorderete, quindi, questo scambio di lavoro tra fluido e macchina può avvenire con due modalità: o per variazione del volume occupato dal fluido, quindi, vabbè, senza che mi metta a fare quei disegnini che insomma ormai vi sono familiari, quindi per esempio variazione di volume che si ottiene in una macchina volumetrica, quale può essere un sistema a pistone cilindro. Penso vi sia chiaro, è inutile che vi faccio lo schemino, e quindi diciamo, vabbè, no, non riesco. Ok,
Quindi è un sistema stantuffo cilindro, quindi in cui il fluido si racchiude all'interno di un certo volume che si fa variare grazie al moto alternativo dello stantuffo. E quindi questo è il tipico modo di funzionare delle macchine volumetriche, e quindi chiaramente le nostre macchine operatrici possono sfruttare questo principio di funzionamento, cioè di trasferire lavoro grazie alla variazione del volume occupato dal fluido, e quindi dove chiaramente, a differenza della macchina motrice, evidentemente questo lavoro trasferito appunto viene prelevato all'esterno, come abbiamo detto tante volte, nel senso che ci sarà da qualche parte una macchina motrice, qualcosa che fornisce lavoro meccanico all'albero su cui è calettato il sistema BL, la novella in questo caso, e che quindi praticamente fornisce il lavoro necessario allo stantuffo per produrre questa variazione di volume, e quindi in seguito a questa, diciamo sostanzialmente in seguito alla riduzione, visto che stiamo parlando della macchina operativa, quindi in seguito alla riduzione del volume a disposizione del fluido, ne aumentiamo l'energia di pressione. Quindi macchine volumetriche caratterizzate, come ben sapete, cammino velocemente perché sono tutte cose che in qualche modo, anche se non riferite specificamente ai compressori o alle pompe, le abbiamo già dette. Comunque la caratteristica appunto è quella che il funzionamento non è continuo nel tempo, perché necessariamente, affinché funzioni tutto questo sistema, io devo fare due operazioni propedeutiche a questo tipo di funzionamento. La prima, evidentemente, devo riempire il mio volume di controllo, lo devo riempire di fluido, poi effettuo la trasformazione, che parliamo di una sola trasformazione, chiaramente non parliamo più di un ciclo, lo so che è chiaro che non dovrei neanche sottolinearlo, però insomma, siccome sono mesi che parliamo di cicli termodinamici, allora magari qualcuno potrebbe rimanere nell'orecchio questa cosa, e quindi meravigliarsi un attimo di quello che stiamo dicendo adesso. Adesso stiamo guardando una singola macchina che effettua quindi una singola trasformazione, in particolare macchine che effettuano trasformazioni in cui trasferiamo energia meccanica al fluido affinché questo incameri energia sotto forma pressione, cinetica e quant'altro, principalmente energia di pressione. Okay? Quindi dicevamo, la macchina volumetrica lavora riempendosi di fluido, e poi avviene la trasformazione, stavamo dicendo in questo caso la compressione grazie alla riduzione del volume, e quindi solo a fine compressione avrò la fase cosiddetta di mandata del fluido. Ok? E questo appunto è il principio delle macchine volumetriche. Le macchine volumetriche a loro volta possono realizzare, quindi a seconda di come realizzano questa variazione di volume, questa è quella più intuitiva e che sicuramente ci è più familiare, quindi a seconda del tipo di moto dell'organo dotato di moto relativo rispetto al resto della macchina, evidentemente questo appunto è dotato, il volume varia perché lo stantuffo è dotato di moto alternativo, e quindi avremo macchine volumetriche alternative
dove alternative, appunto, si intende dotate di modo che non che siano in alternativa a qualcos'altro. Macchine volumetriche alternative semplicemente perché la variazione di volume è ottenuta grazie al moto alternativo dello stantuffo. Esistono macchine, non mi azzardo a fare il disegno, lo vedremo fra qualche lezione con delle diapositive, dove il volume, il principio è sempre lo stesso, variazione del volume, e questa variazione di volume però viene ottenuta mediante organi in moto, il cui moto relativo alla struttura, il moto relativo alla cassa dell'intera macchina, non è più un moto alternativo, ma è un moto rotatorio. Per il momento, insomma, limitiamoci a questo. Immagino che, ma come si fa con un moto? È possibile, insomma, se vediamo delle immagini, io non mi metto a disegnare, però, insomma, è possibile, per esempio, mettere degli organi che ruotano in un certo modo, per esempio, giusto. Faccio uno scarabocchio adesso, insomma, se immaginate uno più rotori fatti più o meno in questo modo asimmetrico, no? E questo ruota, chiaramente qui deve arrivare quasi a contatto con la cassa e altrettanto qui, e, diciamo, da qui entra fluido e da qui esce, okay, quindi qualcosa un po' diverso. È chiaro che durante questa rotazione di questo rotore fatto in maniera a lobby, diciamo, in questo modo, okay, è chiaro che comunque si riesce a produrre una variazione del volume. In questo momento non è importante, visto poi dedicheremo lezioni apposite a questa tipologia di macchina operatrice. Adesso volevo solo fare un attimo, ripeto, sfruttare questo inizio di capitolo, di lezione su questo argomento per presentarvi finalmente una buona volta queste diverse tipologie di macchine. Quindi dicevo, volumetriche perché il principio di funzionamento è sempre variazione di volume, però poiché gli organi dotati di moto relativo rispetto alla cassa della macchina sono dotati di moto rotatorio, queste macchine si chiameranno volumetriche rotative. Ok? Molto bene. L'altra grossa altra categoria, come potete immaginare, un po' come l'abbiamo visto per le macchine motrici, quindi per le turbine di cui ci siamo occupati fino a poche ore fa, chiaramente sono quelle che invece sfruttano quel principio della, il secondo principio della dinamica, quello appunto della variazione della quantità di moto come principio per produrre una forza e quindi un lavoro fra uno scambio di lavoro fra la macchina e il fluido. Abbiamo visto sulle turbine, no? Quella variazione di quantità di moto che il fluido subisce nell'attraversare lo stadio di una turbina è quello che produce poi nella girante, in particolare chiaramente nella girante produce il lavoro che si può raccogliere sull'albero della macchina. In questo caso, ancora una volta, facciamo l'operazione inversa, cioè da qualche parte dovremmo prelevare del lavoro che forniamo all'albero della macchina, mettiamo in rotazione la girante e questo si, diciamo, sempre obbedendo a quella
legge di cui abbiamo parlato a suo tempo trasferisce questo lavoro in termini di energia acquisita dal fluido che attraversa la macchina. E quindi questo è il modo di funzionare di quelle che abbiamo chiamato macchine dinamiche, qualcuno le chiama turbomacchine, ma insomma è un modo classico per chiamarle, quello delle macchine dinamiche, le quali a loro volta, anche queste sono cose che abbiamo detto a proposito delle turbine, quindi non sono completamente nuove, e ancora una volta possiamo distinguerle questa volta in base al percorso che seguono, che segue il flusso all'interno della macchina, cioè se è in direzione del raggio, per esempio, della macchina, quindi un disco su cui sono montate della macchina, insomma in particolare del rotore, e quindi un disco su cui sono montate delle palette appositamente sagomate, okay? E quindi radiali, oppure se seguono appunto prevalentemente la direzione dell'albero della macchina, dell'asse, e quindi sono macchine dinamiche e assiali. Infine abbiamo completato, diciamo, ne abbiamo parlato proprio ieri e lo limito a ribadirlo, chiaramente nel momento in cui sono radiali e sono operatrici, abbiamo spiegato il perché e a meno che non abbiate domande non lo ripeterei visto che l'abbiamo fatto tutto ieri, se sono macchine operatrici a flusso radiale, diciamo a flusso radiale significa che lungo il raggio il flusso può andare dalla periferia verso il centro o sempre radialmente potrebbe andare all'incontrario dal centro della girante verso la periferia, e abbiamo visto che appunto queste due possibilità vengono sfruttate esattamente l'una nelle macchine motrici di cui abbiamo parlato fino a ieri e l'altra nelle macchine operatrici di cui dobbiamo parlare. Abbiamo visto, abbiamo spiegato grazie all'equazione di Eulero come le macchine operatrici radiali è bene che abbiano un flusso radiale diretto dal centro della girante verso la sua periferia, quindi sono macchine centrifughe. Ok? A livello proprio di terminologia, insomma, pratica, vi ricordo appunto addirittura che a volte insomma si omette proprio il termine radiale, e diciamo è consuetudine parlare appunto di pompe, compressori, centrifughi o assiali direttamente senza proprio nominare il termine radiale, tanto è diffusa la cosa. L'ultima, e poi andiamo avanti, diciamo l'ultima banale considerazione, che vedete io ho scritto volutamente operatrici, è chiaro che tutto questo è valido sia se se il fluido trattato è diciamo un incomprimibile, un liquido, ok? E quindi ci riferiamo a quelle che si chiamano pompe, che sia a un fluido comprimibile, diciamo un aeriforme, un gas come preferite, e quindi parliamo dei compressori. Queste sono le lo so che è un po' noioso fare questa cosa, però ci dobbiamo intendere, insomma, è arrivato il momento, ormai
si chiamano così, nessuno li chiama in un altro modo, quindi insomma se avete bisogno di una macchina operatrice che elabori aria, gas, quello, un gas qualunque, quello che volete, a flusso la dovete chiamare, la dovete chiamare compressore assiale, non potete etichettarlo diversamente, altrimenti non vi intendete con il vostro interlocutore, tanto per fare un esempio. E quindi, detto questo, quindi chiaramente tutte queste distinzioni che abbiamo fatto appena adesso si applicano esattamente sia alle pompe sia in maniera uguale, cioè dovrei fare, chiaramente non mi dimetto a riscrivere tutto un'altra volta, dovrei copiare e incollare, perché appunto velocemente chiaramente esistono pompe volumetriche alternative o rotative, pompe dinamiche, appunto pompe centrifughe oppure assiali, e altrettanto compressori evidentemente alternativi, compressori rotativi, volumetrici rotativi, compressori centrifughi e compressori assiali. Ok? E questa è la premessa, diciamo, che abbiamo impiegato quarto d'ora, 20 minuti, ma avevamo necessità di fare questa premessa. A questo punto ci serve il proiettore. Da tutto questo quindi noi, sì, questo è importante da dire, come scaletta, quello che faremo è partire da una di queste macchine, in particolare partiremo dai compressori cosiddetti centrifughi, compressori, cioè compressori, cioè macchine, compressori dinamici, ok, dove il flusso è radiale, e abbiamo detto, essendo una macchina operatrice, il compressore, l'equazione di Eulero ci suggerisce che il flusso radiale debba avvenire, è più conveniente se avviene in senso centrifugo, dal centro della girante verso la sua periferia. E diciamo di tutte queste 4 per 2, 8 tipologie di macchine, quella da cui partiamo per il momento è proprio il compressore centrifugo. Vi premetto che quindi andremo lentamente, insomma, dedicheremo l'attenzione che merita questa macchina, anche perché molte delle cose che andremo a dire saranno valide anche per la macchina, diciamo, corrispondente che si trovi a lavorare sui liquidi, ovvero per le pompe. In particolare, quando le affronteremo in dettaglio, vedremo che i principi di base di funzionamento di una pompa centrifuga sono chiaramente gli stessi di quelli di un compressore centrifugo. Quindi il tempo che dedicheremo oggi ai compressori centrifugi, cioè, ce lo ritroviamo anche in futuro, perché quando poi andremo ad aprire la casella pompe centrifughe ci troveremo queste considerazioni già effettuate, e andremo quindi un po' più in fretta. Insomma, poi chiaramente le differenze che derivano dalla elaborare un fluido il cui volume specifico cambia e quello dove praticamente non cambia, chiaramente le sottolineeremo di volta in volta.
qui troviamo una rappresentazione schematica, ma secondo me molto chiara, di quello che è un compressore centrifugo, che è chiaramente costituito, al solito, parte principale è la girante del compressore, l'unica in grado di trasferire l'energia meccanica prelevata all'esterno e trasferirla al fluido, okay. È una macchina radiale, quindi il flusso è diretto secondo il raggio della macchina, abbiamo detto centrifuga, quindi entra da queste sezioni qui e cammina in senso radiale verso la periferia. All'uscita, quindi, dalla girante va ad infilarsi nelle pale del diffusore, lo statore del compressore. Lo possiamo chiamare statore, il termine più comunemente usato è diffusore, ok? Vi ricordo appunto che, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma una piccola ripetizione ogni tanto non fa male, vi ricordo che chiaramente rispetto alla macchina motrice, no, questi due organi, rotore e statore, chiaramente si incontrano in senso invertito, nel senso che vi ricordate nella motrice si incontrava, il fluido incontrava prima l'elemento fisso, appunto lo statore, e poi entrava nel rotore, nella girante del rotore. Se una macchina operativa che deve trasferire energia al fluido, il fluido non ha energia da mettere in gioco, chiaramente non avrebbe senso farlo camminare in uno statore, dove che cosa potrebbe mai succedere. E chiaramente il flusso quindi viene diretto, viene in qualche modo aspirato, quindi si creano le condizioni affinché, fate finta, l'aria di questa stanza, sostanzialmente l'ho montato qui in questa stanza, girante già ve l'ho mostrata, eccola qua, sarebbe tipo questa, ok? Quindi immaginate che qui ci sia la cassa, che racchiude il tutto, quindi qui ci sarà una cosiddetta bocca di aspirazione, fate finta un tubo, un condotto, dove diciamo in questa sezione si crea un minimo, è veramente un minimo di depressione rispetto all'ambiente, a questa stanza, per cui questa richiama l'aria della questa stanza, la richiama in questa sezione, dopodiché questa appunto ruota con una certa velocità di rotazione omega e durante quindi questa rotazione, diciamo, il lavoro che la girante preleva, ci sarà qualcuno che la deve far girare questa girante evidentemente, quindi il lavoro prelevato all'esterno dalla girante, in base a quei principi sulla variazione della quantità di moto di cui abbiamo discusso a suo tempo, equazione di Eulero eccetera, viene trasferito al fluido che sta elaborando la girante, quindi sostanzialmente incrementa l'aria, il gas incrementa la sua energia cinetica e la sua energia di pressione. In generale entrambe, e poi il fluido viene rilasciato, viene portato ad entrare in questi condotti fissi, che pure sono a sezione crescente, okay? Sono dei condotti divergenti, perché dovremo completare, se ha acquistato energia cinetica nella girante, quella quota di energia cinetica che ha acquistato nella girante sarà convertita in ulteriore incremento dell'energia di pressione nei condotti fissi,
che appunto trasformeranno l'energia cinetica acquistata dal gas in, verrà rallentato, verrà frenato questo gas, il suo contenuto energetico si deve conservare e quindi quello che perde in termini di energia cinetica lo guadagna in termini di energia di pressione. A livello teorico, come sapete e come abbiamo detto anche per le macchine motrici, avremo queste due modalità, cioè possiamo trasferire nella girante al fluido solo energia cinetica e quindi l'incremento di pressione si potrebbe ottenere solo nel diffusore, solo nello statore, dove tutta l'energia cinetica acquistata dal fluido nell'attraversare la girante viene convertito in incremento di energia di pressione nello statore, e questo sarebbe, diciamo, un compressore, una macchina ad azione con grado di pressione zero, uguale a zero. Oppure nel rotore il lavoro prelevato all'esterno può essere trasferito al fluido in parte sotto forma di energia cinetica e in parte già nel rotore in energia sotto forma di energia di pressione, e poi quindi nello statore si completerà questa operazione, in quanto quell'aliquota di energia cinetica che il fluido aveva acquistato nell'attraversare la girante verrà convertito in ulteriore incremento di energia di pressione nello statore. E questo è il modo di funzionare dei compressori con grado di reazione R maggiore di zero. Vi dico subito che, a differenza delle turbine su cui ci siamo trattenuti a lungo e abbiamo discusso dei pregi e difetti dello stadio ad azione e dello stadio a reazione, dico subito che nella stragrande maggioranza dei casi compressori ad azione non se ne fanno, insomma, tanti. Diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi il compressore ha sempre un grado, sono sempre a reazione, con un grado di reazione quindi maggiore di zero, e in questa grande maggioranza, diciamo, c'è molto diffuso proprio scegliere il grado di reazione R intorno a 0,5, che significa appunto che l'incremento di pressione che il fluido deve raggiungere, quindi un certo rapporto di compressione, visto come rapporto fra la pressione di mandata sulla pressione di aspirazione, viene ottenuto, diciamo, trasferendo una metà del lavoro fornito dalla girante, in convertendolo in energia di pressione, metà nella girante e metà invece nei condotti fissi del diffusore. Ok? Questo come impostazione, chiaro? Qui, se ci sono dubbi, chiaramente, come al solito, dalla prima lezione, non esitate, se la mettiamo qua in questo modo, vista, ok? Chiaramente poi il fluido va raccolto un po' all'inverso di quello che abbiamo visto proprio stamattina, ieri, quando abbiamo visto quelle le turbine, per esempio la turbina Francis, che è, diciamo, un po' vabbè, applicata ad un liquido, però, diciamo, l'equivalente motrice di questo compressore che stiamo vedendo, perché appunto è una macchina a flusso radiale. Chiaramente quella è una motrice, questa è un'operatrice. La turbina Francis si elabora un liquido e quindi un aeriforme, l'abbiamo detto, però, diciamo, strutturalmente, come vedete, c'è una certa similitudine.
e vi ricordate la presenza di questa voluta a chiocciola di raccolta, appunto nella macchina radiale. È tipico che in pratica il fluido, in questo caso il gas che esce dallo statore, che fine fa? Viene da ogni singolo condotto, viene prima raccolto, ok, in questa voluta, e poi inviato alla mandata con la pressione finale, quella che aveva raggiunto nei due nella coppia di elementi rotore statore, ok? E quindi chiaramente questa forma, questa spirale, questa chiocciola a sezione crescente, perché in pratica deve raccogliere, diciamo, queste sezioni sono proporzionali alle portate che deve smaltire, quindi diciamo qui raccoglie la portata che deriva da questo condotto, poi si aggiunge questa, poi questa, poi questa, e via dicendo, e quindi le portate crescono, devono crescere le sezioni. Ecco perché ha questa forma particolare. Ripeto, all'inverso di quello che avevamo visto nella turbina Francis, dove chiaramente l'ingresso era da qua, mano a mano che il fluido veniva distribuito, infatti non a caso lo statore di quelle macchine l'abbiamo chiamato proprio distributore, quindi mano a mano che il fluido veniva distribuito allo statore diminuiva la portata in questa chiocciola, e quindi le sezioni si andavano restringendo, appunto facendo il percorso inverso, quindi nella chiocciola, lo statore e poi finalmente nel rotore. Questo appunto nella turbina Francis, ve la sto richiamando perché ne abbiamo parlato giusto stamattina o ieri, insomma, recentemente. Ok? Va bene. Ok, prima di vedere un po' di particolarità sulle alcune caratteristiche di funzionamento di questa macchina, sì, facciamo un primo passo in avanti, insomma, per incominciare a vedere quali sono le prestazioni che si riescono ad ottenere in queste macchine. Che cosa intendiamo per prestazione di un compressore? Sostanzialmente possiamo parlare, diciamo, come parametri di prestazione che caratterizzano un compressore. Dico un po' nell'ordine logico, poi chiariremo passo passo che cosa intendo. Sicuramente, diciamo, il lavoro, ci aggiungo ancora una S, poi in seguito cercherò di farne a meno, indicando appunto questo lavoro specifico di lavoro trasferito a unità di massa di fluido che sta attraversando il fluido e che sta attraversando la macchina. Quindi sicuramente è chiaro che io vado a caratterizzare il compressore a seconda di quanto lavoro riesco a trasferire a un grammo, a un chilogrammo, a quello che sia, un'unità di massa di fluido che attraversa questa macchina. Ci sarà il compressore che trasferisce 50 kJ, quello che ne trasferisce 100, quello 200 e via discorrendo. E quindi questo sicuramente è un parametro. L'altro, come potete immaginare, è la portata
volumetrica o massica, di solito si preferisce volumetrica, lo diciamo tra un attimo come mai, di fluido che attraversa la macchina. Cioè è chiaro che, questo è ancora più evidente, è chiaro che un conto tra un compressore che deve far passare pochi centimetri cubici di gas a un minuto, all'ora, al secondo, quelli che volete voi come unità di misura della portata, o quelli che sono in grado di elaborare decine, centinaia di metri cubi al minuto, all'ora, quello che sia. D'accordo? Quindi sicuramente la portata volumetrica o massica, diciamo, da un punto di vista pratico, quasi sempre si fa riferimento alla portata volumetrica, cioè il prodotto sezioni per velocità, perché chiaramente questa è indipendente sia dal tipo di fluido, dipende dalla caratteristica geometrica, dalle dimensioni, e dipende da parametri fluidodinamici, quale la velocità assoluta, dalla componente, se vogliamo, la componente assiale della velocità assoluta, e quindi non dipende dal tipo di fluido. La portata massica, come sapete, è questa moltiplicata la densità, e quindi se ci mettiamo la densità a seconda del tipo di fluido che trattiamo, cambierà il risultato. Ma non solo, chiaramente varia evidentemente fra in funzione di pressioni e temperature, appunto al variare della densità del fluido. E quindi questo è un attimo in ordine. Diciamo subito che questo, da un punto di vista logico, mi sembra abbastanza intuibile, che le prestazioni, appunto, di una macchina del genere, quindi di un compressore centrifugo, io per prestazioni intenda la coppia di queste due, formate da queste due grandezze. È chiaro che poi dal punto di vista pratico, diciamo, si preferisce, per esempio, la portata, che non dobbiamo specificare nient'altro. Per quanto riguarda il lavoro trasferito, dicevo, dal punto di vista pratico è chiaro che si preferisce, piuttosto che parlare di lavoro trasferito, si preferisce parlare di incremento di pressione, di rapporto di compressione, appunto, fra mandata ed aspirazione, tipicamente. Rapporto, il classico rapporto di compressione, il nome vi è ormai familiare, tipicamente indicato dalla lettera greca beta. Perché dico questo dal punto di vista di beta? Perché abbiamo detto, il compressore a che serve? Serve ad incrementare l'energia di pressione di un fluido. Quindi nel momento in cui voi fate due conti e dovete scegliere il compressore che pensiate sia il più idoneo a essere inserito in un certo circuito, per esempio, torniamo sempre un attimo per concreto, diciamo, manteniamo l'esempio che facevamo stamattina, l'aria condizionata che passa in questi canali, abbiamo detto la macchina che fa camminare l'aria in questi canali sarà sicuramente un compressore. Non so di che tipo in questo momento, non so del centrifugo, ma la sostanza chiaramente non cambia. Facciamo finta che il compressore che spinge l'aria a camminare in tutti questi canali, in tutti i locali, in tutte le aule, in tutti gli ambienti di questa facoltà, sia un compressore centrifugo di una certa taglia installato in prossimità della macchina termica, quella dove si produce il caldo o il freddo. Ok?
è chiaro che nella scelta del compressore idoneo a fare questo, questo lavoro, voi fate due calcoli di cui parleremo, come impostare questi calcoli li vedremo con calma, però adesso possiamo anticipare, fate due calcoli che vi portano a dire che alla fine il risultato di questo calcolo chiaramente è più o meno di questo tipo, cioè vedete, il compressore aspira l'aria chiaramente in questo esempio che stiamo facendo ad una pressione P1 che coincide con quella atmosferica in questo esempio, ok? E lo dovrà rilasciare a una P2 che voi siete calcolati essere la pressione sufficiente affinché quest'aria parta dalla centrale termica e riesca ad avere quell'energia sufficiente a raggiungere tutte, anche il locale più lontano, quello più distante dalla centrale, dopo aver attraversato varie peripezie in senso lato del termine, ovvero aver seguito un percorso più o meno tortuoso. Che significa? Perché dico questo? Significa che avrà, mano a mano che si allontana dalla centrale, mano a mano che il suo percorso si va a complicare, dovrà spendere sempre più energia, gliene dovrà restare a sufficienza affinché anche la stanza più lontana riesca ad avere la giusta portata d'aria, quella che serve per raffreddare o riscaldare, a seconda se siamo in estate o in inverno, quella stanza, ok? E quindi voi procedete al ritroso e fate con il conto che affinché appunto l'aria abbia ancora quell'energia sufficiente a diffondere nella stanza più lontana, vi fate conto che deve, calcolando tutto quello che ha speso lungo il percorso, voi andate al ritroso e tirate fuori il valore della pressione che deve avere alla mandata quando esce dal compressore. È chiaro questo tipo di discorso? Questo lo vedremo, lo incontreremo, lo faremo, lo ripeteremo spesso nel corso delle nostre discussioni. Ok, e quindi in pratica, quindi nota la pressione all'aspirazione, il vostro parametro è beta, e infatti non a caso se voi materialmente dovete scegliere il compressore andando a sfogliare le pagine del di un catalogo che vi fornisce un costruttore di compressore, voi raramente trovate come caratteristica il lavoro espresso, trasferito, ovvero espresso in joule, kilojoule al chilogrammo, che come caratterizzante il compressore. Molto più spesso voi troverete compressori caratterizzati da una portata sicuramente che sono in grado di smaltire e un rapporto di compressione che sono in grado di raggiungere. È chiaro che queste due sono legate, cioè il lavoro, il rapporto di compressione, insomma la classica relazione. Se scriviamo un attimo quella che c'è più familiare per un gas perfetto, è tipicamente questa, no? Se fosse una adiabatica reversibile, giusto per fare presto a scrivere la trasformazione reale, al posto di K vi ricordo ci dovete mettere M, l'esponente della politropica reale. Ok, però era giusto per dire che chiaramente L, il lavoro specifico, e beta che compare qua dentro non è che sono due cose distinte e separate, insomma beta dipende da L con S, ok? Dal tipo di fluido e dalla temperatura iniziale. Va bene? Una volta vi invito a esprimerle senza nessun problema, senza nessuna esitazione. Ok?
Va bene, chiaramente se noi preleviamo dall'esterno una quantità di energia meccanica pari a L con S joule per ogni chilogrammo di fluido che elabora il nostro compressore, come sapete, nella realtà noi trasferiremo al fluido che sta attraversando la macchina questi kilojoule. Come numero non c'è dubbio, gli LS kilojoule li andremo a trasferire al fluido che attraversa la macchina. Nella realtà, appunto, rispetto alla adiabatica reversibile, sappiamo che cambia la quantità con la quale il fluido incamera questi L con S kilojoule. Nel senso che io gli fornisco LS kilojoule di energia meccanica, quindi energia di prima specie, il fluido nel funzionamento reale il fluido reale nell'attraversare la macchina reale incamera sì questi L con S kilojoule, ma una parte, si suppone la maggior parte, sotto forma di energia di prima specie, la chiamiamo, cioè energia per esempio di pressione, okay? Ma un'altra parte inevitabilmente l'incamera sotto forma di energia degradata, sotto forma di energia termica, ok? Questo vi è familiare, no? Questo discorso, d'accordo? Allora, se io faccio il rapporto fra l'energia incamerata dal fluido sotto forma di energia di prima specie, perché faccio questa distinzione? Prima ancora di scrivervi questo rapportino, che pure potete immaginare che cosa sarà, perché faccio questa distinzione? Perché appunto degli LS kilojoule che io gli sto trasferendo, il fluido potrà utilizzare per raggiungere il suo scopo, il suo effetto utile, potrà utilizzare solo quelli che ha incamerato sotto forma di energia di prima specie, ok? Energia di pressione. Se LS sono, dico il solito numero, 100 unità arbitrarie di energia di prima specie, che l'aggirante preleva dall'esterno e trasferisce al fluido, se il fluido ne incamera 90 come energia di pressione e 10 come energia termica, quella che lui potrà utilizzare, potrà spendere, no? Nel discorso che facevo prima, che significa spendere? Potrà andare ad attingere al patrimonio energetico che gli serve per, nell'esempio di prima, per camminare nei canali dell'aria condizionata, così come abbiamo detto, e chiaramente è soltanto, diciamo, questo patrimonio sarà rappresentato esclusivamente da quei 90 unità a piacere vostro di energia che ha incamerato sotto forma di energia di prima specie, da quei 10 che ha incamerato sotto forma di energia termica non ricaverà energia cinetica, energia di pressione in grado di fargli vincere le perdite di carico, di uscire con una velocità C maggiore di zero dalle bocchette di aereazione che stanno nelle stanze, è chiaro? Quello che lui può spendere, per, come dicevamo nell'esempio un attimo fa, per raggiungere la stanza più lontana rispetto a dove sta messa la centrale, quello che lui potrà spendere lo potrà prelevare soltanto dall'energia di prima che ha incamerato sotto forma di energia di prima specie. Ecco perché per noi è fondamentale, è importante fare questa distinzione, non è per un fatto esclusivamente teorico, non so se rendo l'idea. Se questa energia di prima specie la chiamiamo per esempio H, oppure il professore della Volpe spesso la chiama H poco carico politropico, che sarà minore di L con S, perché appunto L con S sarà uguale a questo H
politropico, più l'energia dissipata, appunto in energia termica, ok, questo rapporto è il rendimento del compressore, di cui poi preciseremo qualcosa più tardi oppure domani. Ok? Per il momento limitiamoci a questo. Ok? Chiaro ragazzi, questo è importante, chiaro? Se non lo è, nessun problema. Ne parliamo. Insomma, non abbiamo fretta stasera, quindi di arrivare per forza a un certo punto. Quindi se volete possiamo parlare ancora parecchio su queste prime cose e senza stare a badare a dover raggiungere per forza un certo punto della nostra discussione. Non ci sono problemi. Quindi questo è un'elevazione di sì. LS uguale a H-pol per più H dissipata. L'H dissipata qual è l'energia meccanica? No. Quella incamerata dal fluido sotto forma di energia termica. Ah, okay. Quella, perché la incamera sotto forma di energia termica? Perché deve vincere le resistenze al moto, cioè nel senso che L con S io fornisco 100 kJ tramite la girante al fluido. Il fluido non le può utilizzare tutti e 100 per passare dalla pressione P con 1 alla pressione P con 2. Perché? Perché si deve muovere, deve camminare dentro questa, nella girante, nel motore, in questa chiocciola. Per camminare ha bisogno di spendere energia, non può camminare gratis dentro il compressore, ok? Chi gliela dà? Da dove la prende questa energia che gli serve appunto per camminare? Per sostanzialmente che significa? Dico camminare per adoperare un termine. Significa per vincere quello in fluido reale, quindi dotato di una certa viscosità, e quindi significa che muovendosi lungo le pale della girante incontra attrito, ok? Altrettanto quando si muove lungo le palette del diffusore, altrettanto quando si muove all'interno di questa chiocciola di raccolta, incontra un attrito e deve avere l'energia sufficiente a vincere questa resistenza d'attrito, che okay? Spende del lavoro d'attrito di cui abbiamo parlato. Questo lavoro d'attrito che fine fa? Una volta che il fluido è chiaro che rimane all'interno del fluido, cioè se escludiamo, forse l'avrei dovuto precisare, ma penso che ormai ci sia familiare questo modo di parlare. Se escludiamo che questa macchina sia in grado di trasmettere all'esterno energia sotto forma diversa da quella che viene trasferita tramite là, voglio dire, se lo immaginiamo come si può fare con ottima approssimazione una macchina adiabatica, cioè che non scambia, non cede calore all'esterno, quel lavoro che il fluido ha speso per vincere le resistenze d'attrito, che fine fa? Non è che può scomparire in un buco nero, rimane in seno al fluido sotto forma di energia termica, ok? Quel lavoro d'attrito che si trasforma in energia termica. Vi ricordate, questo ne abbiamo parlato a suo tempo, no, sapete appunto, tipicamente quando uno si frega le mani, quando sente freddo, lo fa proprio perché l'attrito che si sviluppa fra mano e mano si dissipa poi alla fine in energia termica e voi trovate appunto che le mani si riscaldano, insomma è quello che succede ai freni delle automobili, come ben sapete, no? Particolarmente sollecitati, i dischi dei freni raggiungono temperature di centinaia di gradi. Perché? Come mai? Non è che ci sta uno che le sta riscaldando con una fiammella, cioè, si riscaldano perché il disco gira a migliaia di giri al minuto, voi ci mettete
lo stringete fra due pasticche e quelle chiaramente frenano appunto il disco per attrito, e questo attrito che fine fa? Rimane come energia termica, come calore, che poi chiaramente nell'applicazione dei dischi deve essere smaltito, perché altrimenti perde proprio la capacità frenante, ma quello è un altro discorso. Okay. Questa macchina non lo smaltisce, rimane in seno al fluido, e quindi il fluido, quando esce da qui, P2, avrà energia di pressione P2 su ρ, ma avrà anche un'aliquota di energia termica che deriva da questo degrado dell'energia meccanica, perché noi stiamo fornendo energia meccanica, lui se lo ritrova in parte sotto forma di energia termica, quindi energia di seconda specie, e quindi abbiamo degradato, abbiamo abbassato la qualità dell'energia che abbiamo messo in gioco. Chi ce lo dice questo? Chi è il segnale di tutto questo? Se noi andiamo a vedere il valore dell'entropia del fluido, quando entra S1, e la confrontiamo con l'entropia all'uscita, troveremo che S2 è maggiore di S1. L'entropia non è una grandezza fisica che possiamo andare a misurare come una temperatura e una pressione, è una funzione che ci siamo inventati, no, che si sono inventati i termodinamici, proprio per avere un indice di come stanno andando queste cose. È chiaro che se io me la calcolo all'ingresso, me la calcolo all'uscita, qualunque sia il compressore, qualunque, anche il più perfetto, qualunque sia il gas che io adopero, io troverò sempre che S2 è maggiore di S1. Che mi importa? Per come l'ho definita, il significato vero della funzione entropia, al di là del passaggio matematico, eccetera, il significato vero di questa funzione è questo. S2 è maggiore di S1, vuol dire che io ho abbassato, ho avuto delle trasformazioni energetiche in questa macchina, ok? Queste trasformazioni energetiche mi hanno abbassato il grado di qualità dell'energia che io ho messo in gioco durante queste trasformazioni. Questo è il vero significato della funzione entropia per le nostre applicazioni, ok?